rispetto delle regole da parte di tutti con il codice identificativo delle strutture ricettive, destagionalizzazione e riscoperta delle eccellenze meno conosciute a livello internazionale. Così si combatte il turismo mordi e fuggi nelle nostre città d'arte, secondo il ministro per le politiche agricole e il turismo Gianmarco Centinaio, che nella villa di Poggio Imperiale ha incontrato le categorie economiche del settore. Per quanto riguarda il problema delle residenze, pensiamo in questo momento, stiamo lavorando sul codice identificativo per le strutture ricettive. Riteniamo che la lotta all'abusivismo sia fondamentale e di conseguenza vanno bene i bed and breakfast, va bene tutto quello che di nuovo sta nascendo sul mercato, però deve rispettare la legge, perché non posso pensare che ci siano gli alberghi che rispettano le leggi, che rispettano le regole, e poi ci sia tutto il resto del mercato che invece fa quello che vuole. Per quanto riguarda invece tutto il discorso dell'affluenza di turisti, l'obiettivo che abbiamo è quello, sono un obiettivo doppio: da un lato destagionalizzare sempre di più, cercare di far sì che la promozione dell'Italia in giro per il mondo sia una promozione a 360 gradi e non solamente in determinati periodi dell'anno, e poi l'idea è quella di far conoscere anche le zone limitrofe alle città d'arte e di conseguenza tutto quello che c'è intorno a Firenze, tutto quello che c'è intorno a Venezia, tutto quello che c'è intorno a Roma, in modo da far sì che i turisti siano un po' distribuiti su tutto il territorio nazionale e non solamente concentrati in alcune aree.